Bentornati sul canale. Allora, questi li ho trovati io alla Conad. Gli ho fatto vedere, gli ho detto che queste erano le uniche che ci sono, insieme a quelle della Barbie, che però abbiamo già fatto, che trovate sul canale. E siccome sono personaggi, dinosauri e brillano al buio, gli ho detto prendine due. Ma prendine anche, ma e ne apriamo una testa. Aspetta, esatto. aspetta, subito così. Prima la checklist. Tutto, vediamo che il packaging è bellissimo, sì, è metallizzato, da San Carlo Junior. E non puoi trovare in ogni confezione un dinosauro 3D. E vivi mostruose avventure e collezione dinosauri 3D della Dinosaurs Gang. Guarda, collezionali tutti e sei. Io... Una delle migliori buste di patatine mai uscita negli ultimi anni. A me piacciono tutti, ma il mio preferito è il triceratopo e anche lo pterodattilo. E a me piace lo stecosauro anche. Ah, sì, anche quello è carino. Qua, perché il T-Rex c'ha l'occhio rosso, il T-Rex. Allora, vediamo subito. Io ho trovato una, vediamo... Sono un po' più gialline queste patatine. Vedo se c'è seconda sorpresa. Io ho trovato questo. Quale? L'ho fatto vedere a loro, non a te. Uno? Nel mio sembra di sì. Nel tuo? Allora, intanto ci sono dentro... Nel tuo è controllato. Sì, sì, ho controllato. Ce la possiamo fare? Due blocchetti. Allora, c'è un fogliettino per le avvertenze e poi due cartoncini. Ma enormi. Se facessimo la collezione di tutti i cartoncini che troviamo, avremmo tipo una libreria piena di cartoncini. E io ho trovato questo. Girati, che faccio vedere ai nostri amici quello che ho trovato. Perché io non posso vedere? Vuoi vedere anch'io? Allora, io ho trovato lo pterodattilo. Mettilo sulla mano così li vediamo insieme. Sono carini. Sì, sono carini. Anche perché uno magari se li mette sul comodino poi vede che brillano. Io per esempio ho la medusa che abbiamo comprato quando siamo andati in vacanza. Quella di vetro praticamente è forata all'interno e dopo un po' che la spegnete è tipo fluorescente la medusa. Ed era la più carina. Poi ci sono lì vicino quella che proietta le stelle a cui il signore in questione deve cambiare le pile e gli occhiali che metto la sera, basta. Allora, purtroppo per questa volta non riusciamo a farvi vedere come sono, ma li teniamo qua alla prima occasione delle prossime patatine di altro tipo, di qualsiasi sera, cosa che magari si illumina al buio oppure che facciamo quando è sera, esatto. Boom! Quindi voi buttiamo dentro, accendete la campanella se volete vedere come sono al buio, perché nei prossimi video non si sa quale si vedranno. Ma io a cosa servo oramai? Perciò voi dici continuate tutto tu a guardare i video. Comunque belli, mi piacciono i pupazzetti, mi piace che brillano al buio, mi piacciono le patatine, esatto. Mi piace il packaging, questo busta 10 assolutamente. Quindi io vi ricordo. Poi erano anche un po'. Cioè, al Conad. Ce n'erano un sacco perché, evidentemente, sono appena usciti. Perché c'erano quelli di Abadi, ma praticamente erano tipo 4-5 bustine in fondo. Il resto era tutto questi. E c'era anche uno scaffale pieno di quelli verso la cassa. Siccome voi ce lo chiedete, alla Conad. Alla Conad, sì. Ok, o al Conad. Non ho ancora capito come si dice. Vabbè, comunque vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere like, condividere, commentare, schiacciare la campanella per essere aggiornati su tutti i video. Viva tutto quello che brilla al buio e come sempre noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!